Finito il servizio militare nel 1919, cerca lavoro a Torino alla Fiat, con una lettera di presentazione del suo colonnello. Ricevuto in corso Dante, gli fu risposto che la Fiat non poteva assumere tutti i reduci di guerra. Uscendo sotto una fitta nevicata, in preda allo sconforto più nero, quello di emigrante respinto, si sedette su una panchina nel vicino Parco del Valentino e pianse. 50 anni dopo, Enzo Ferrari esce da Corso Dante con uno storico accordo paritetico tra la sua fabbrica e la fabbrica torinese. Cerca quella stessa panchina nel Parco del Valentino, si siede e piange, questa volta di gioia. Non nevicava.